Ciao a tutti ragazzi, io sono Samuele, è il primo video che vedete di questo tipo e sto facendo dei test principalmente. Io non sono motovlogger, non credo lo diventerò, vedrò, vedremo cosa succede. In questo momento mi sto dirigendo verso una meta per fare una commissione che dovrebbe, diciamo, aumentare la mia interazione con YouTube, ma in generale portare dei contenuti che sono di un certo tipo. Vorrei portare delle recensioni piuttosto che dei pareri, perché io non sono tecnico, ma vorrei davvero portare il lato dell'utilizzo vero del prodotto, ossia l'utilizzo che ne faccio io, piuttosto che dare consigli utili su attrezzatura, roba da campeggio, perché sì, faccio campeggio, e svariate cose. Adesso vado a prendere questa cosina e vedo, e magari dopo vi spiego un po' meglio che cosa ho intenzione di fare. Poi vediamo se questi tipo di video qui, come appunto di parlati, mi riescono, magari potrei portarvene, anche perché io faccio fuoristrada, viaggio in moto e quindi sparo un sacco di minchiate, questo è vero, sparo un sacco di minchiate e quindi boh, vedremo come andrà. Intanto salutiamo questi due. Si saluta sempre, mi raccomando, sempre. E niente, adesso ci dirigiamo là. Ciao! Che poi comunque sto cazzo di tragitto sta diventando un trauma, perché da quando sono tornato dalle ferie e abbiamo fatto il giro dell'Italia, no? Chi mi segue su Instagram sa di cosa parlo, che ci siamo trovati praticamente dopo 4 giorni la gomma a terra e non abbiamo ancora capito il motivo. Devo portare la moto dal meccanico a vedere se è la valvola che perde o meno, ma è praticamente un carro armato da guidare, non si muove perché non ho avuto tempo di gonfiarla, perché tiene 2 giorni, tiene, e poi dopo si sgonfiano. Solo che ero di corsa e non ho potuto mettermi lì a gonfiarla. C'ho il compressore dietro e boh, vedremo come va. Vabbè, tanto fra 19 minuti sono lì e niente, dopo vi dico che cosa sono andato a prendere. Allora, non fate caso al fatto che manca il guanto, perché dovevo reimpostare il navigatore e semplicemente non va il touch col guanto. Comunque, se posso già darvi un consiglio, costa tanto, però ne vale la pena. Io utilizzo un Sena 50S come interfono, ma ha una chicca che non so quali altri interfoni ce l'abbiano, detto onestamente, ma uno dei motivi per cui l'ho preso è stato anche questo. Poi ho deciso di iniziare a fare un video del genere, però il Sena 50S ha all'interno, a parte il fatto che ha già gli speaker in HD, e comunque sia, se dividi il costo con qualcuno, sei su 225 € di interfono. La differenza rispetto a un altro interfono buono comunque sono 80-90 euro, e comunque vale la pena di essere investiti. Comunque ha questa chicca dove tu hai la possibilità di collegare, tramite il cavetto in dotazione, all'uscita AUX dell'interfono, dove c'è la piastra dove si installa, diciamo, il cavetto con cui puoi collegare direttamente il microfono della GoPro. Quindi all'interno del casco non vi sono altri fili, c'è solo e esclusivamente quello del microfono dell'interfono, che tra l'altro è anche di davvero buona fattura, nel senso che comunque parlando con l'interfono si sente molto bene, si sente anche a grandi velocità, senza troppe turbolenze, ha la riduzione attiva del rumore, quindi vale davvero la pena. Ora io sto guidando di merda, perché davvero con la gomma così è impossibile. E oh, non è possibile, però sai, non vorrei stallonarla. E niente, vi consiglio questa cosa. Su Instagram ho messo la foto tempo fa e magari poi la metto anche nel video di come è strutturato il casco. Io tra l'altro utilizzo un NexXWed 2 e magari più avanti ci farò anche una recensione. E niente, eccoci qui. Eccoci qua. Bene, eccoci qui. Pacchettino ritirato e sta qua dentro. E niente, ci vediamo a casa che vi svelo che cosa è. Tutto qua. A dopo. Oh, bene, 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 bene. Siamo arrivati a casa. E che cosa abbiamo qui? Questa Sony Alpha 6400. Andiamo a provarla.
Qua, come avevo anticipato in moto mentre stavo guidando per andare a prendere quella cosina che poi si è rivelata la nuova fotocamera, che non posso farvi vedere perché è quella che mi sta registrando in questo momento. Si tratta di una Sony Alpha 6400, l'ho presa perché ho intenzione di dedicarmi anche alla fotografia e anche perché è una buona macchina per registrare questi video qui. Quello che voglio fare io, come vi dicevo prima, è il fatto che voglio portare delle mini recensioni con le cose che utilizzo, quelle che mi piacciono, quelle che non mi piacciono, i consigli e tutto questo tipo di attività qui su YouTube che alcuni mi hanno chiesto e mi hanno consigliato appunto di fare. Io spero che questo tipo di video vi piaceranno, che apprezziate l'impegno che ci sto per mettere e ci vedremo presto al primo video che troverete di questo tipo sul canale. Per quanto riguarda invece il motovlog, io non credo ne farò tantissimo, quello che farò probabilmente sarà in relazione al fuoristrada, ci provo, ci posso provare e vediamo che cosa ne esce fuori. Alla fine della fiera è tutto un esperimento. Quindi vi saluto e ci vediamo al prossimo video.